Benvenuti ai nostri ospiti che hanno accettato il nostro invito. Il nostro desiderio è quello intanto di ringraziare i ragazzi del liceo artistico di Busto Arsizio. Abbiamo qui il preside del liceo, che ringraziamo molto. Che fin dall'inizio della nostra storia ci hanno aiutato a decorare le nostre pareti. Vedete che stasera sono molto diverse da come le vediamo di solito, sono molto spoglie perché abbiamo tolto i quadri. Abbiamo deciso di fare un'asta, in primo luogo per sostenere la voglia di creare dei nostri ragazzi del liceo artistico, che continuino a poter avere tele, pennelli, colori e anche possono realizzare altre opere d'arte, e quindi in parte finanzieremo loro e in parte finanzieremo il nostro progetto di accoglienza dell'ospedale di Legnano, che ha storicamente la sua punta di diamante nel progetto Iris. Il nuovo ospedale di Legnano ospita un evento molto importante, un'asta benefica dove saranno venduti i quadri realizzati dai ragazzi di Legnano che adornavano il corridoio principale dell'ospedale. Verranno messi all'asta e il ricavato andrà, lo scopriremo tra poco, ma prima incontriamo i battitori d'eccezione di questa sera, che sono, anche se magari non li riconoscete, il Joan, la Teresa e la Mabiglia, i legnanesi. Ciao, grazie. Ciao, ciao, grazie a voi. Ciao, 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 ciao. Allora, nel corso delle vostre commedie vi abbiamo visto vivere le avventure più incredibili, visitare i paesi più incredibili del mondo, ma forse battitori d'asta ancora? Battitori d'asta no, no. Staccano visti in tutti i sensi del teatro e non, però battitori d'asta no. È una bella esperienza e la viviamo stasera, e poi alla fine, se ci sei, ti picchiamo. Allora, cosa succederà stasera quando vi troverete in mano queste opere d'arte? Allora, cosa succederà non si sa, però sappiamo che noi ci metteremo l'anima come sempre, no? Per far sì che questi soldini arrivino a chi devono arrivare. Poi parleremo con la nostra dottoressa e ci spiegherà il perché e il per come della cosa. Ci ha fatto piacere, ci ha onorato questa cosa, perché per noi è importante anche la solidarietà e riuscire a fare del bene, quello è fondamentale. I quadri sono meravigliosamente belli, questi ragazzi davvero hanno lavorato veramente bene, li avete visti, come hai detto tu prima, nei corridoi dell'ospedale, quindi perché no? Perché non provare a fare quest'asta? Perché non provare a raccogliere due soldini per chi ne ha veramente bisogno? E quindi io dico, proviamoci, noi ce la metteremo tutta, diventeremo battitori d'asta. Battito. Abbiamo i lotti e l'8 per l'8 64. Adesso bravo, facciamo parlare alla Mabiglia. Devo dire, ha detto già tutto lui. Mi aggrego quello che dice lui. Siamo veramente onorati di partecipare a quest'asta, nient'altro. E adesso, solo per voi, la nostra dottoressa. Il direttore. Il direttore di questa azienda ospedale. Dell'ospedale, prego. E lei vi spiegherà, grazie, tutto. Ecco. Benvenuta. Grazie, grazie infinite. Allora, cosa succede stasera? Sentiamolo messo in mezzo che non mi piace. Allora, quello che succede stasera, visto i battitori che abbiamo, io non ne ho la più pallida idea, ma lo scopriremo fra poco. Quello invece che volevo dire è che ringrazio tutti quelli che sono venuti, e sono venuti numerosissimi, perché il ricavato di questa asta andrà a sostenere in primo luogo la creatività dei ragazzi del liceo artistico, perché continuino a fare le loro opere, che siano quadri o che siano altre espressioni artistiche, a noi non interessa, l'importante è sostenerli perché continuino. E una parte del ricavato invece rimarrà al nostro progetto Iris, che è quello dedicato ai pazienti ricoverati, con un progetto di accoglienza che viene sostenuto già dai comuni, dalle province e da altri donatori. Vorremmo sostenerlo anche con questa risorsa, e poi vorremmo aprire una postazione di accoglienza particolare all'interno proprio di questo ospedale. Lo spostamento di un ospedale importante come quello di Legnano è stato un grande cambiamento per la città. Voi che riscontro avete avuto? Noi abbiamo avuto un riscontro di, come avevamo detto, della necessità che il tempo passasse. Adesso il tempo è passato, tutto si è tranquillizzato, le ansie sono tutte calmate e mi sembra che l'ospedale non solo sia bello, ma che funzioni anche molto bene. E allora non ci resta che andare a vedere quest'asta con i legnanesi. Grazie al direttore dell'ospedale. Asta alla vista. Asta alla vista. Noi siamo orgogliosi di essere qui, anche perché noi di arte ne capiamo, quindi, insomma, specialmente Giovanni. Quindi, dottoressa, deve finire. Io vi lascio perché grazie. Siete molto rappresentativi, siete in tre, poi siete siamo già troppi. Belli piazzati, e poi magari
magari ci rivediamo dopo. Non lo so, magari grazie. Decido. Un bel applauso alla dottoressa, grazie. Allora l'asta partirà da 50 euro a lotto, cioè per due quadri si partirà con 50 euro. Adesso io presenterò questi quadri, il primo si intitola appunto L'acqua, l'artista è Lucilla Grimoldi e l'altro è senza titolo, mangia bene che ce l'ho, senza titolo, di Alice Cesana. Un bel applauso a questi due quadri. In alto quanto? 55? No, 70? 70? 70? 100? Bravissimo, no. Gigi, grazie di esistere. Guarda il giro. 100? Papà, ci vedi o no? O sono 100? 100? Chi offre di più? Mi sento Vanna Marchi. 110? E tre. Ha giudicato il signore, grazie, e un bel applauso. 200 e 201. Aspetta, ma rompi noi volte. No, vedrai che qualcuno si. Aspetta che c'è il fomento, c'è il brusio, i quadri piacciono, i ragazzi sono brillanti. C'è 200, mi manda il semaforo. 200. 250. Papà. Ma fatemi partecipare a. Ma guarda, devi guardare, fai la doccia. E se sei davanti mi copri metà. 250, siamo arrivati. 250, adesso di 251. 251. Bravo, parla più. 252, facciamogli la battere all'Enrico, che come battere Enrico. Oh! 253!